Questo programma è offerto da Crea, arreda con te. Enrico! Buongiorno Margherita. Come stai questa mattina? Bene, grazie, tu? Non c'è male. Come hai trovato la colazione? L'ho trovata qui sul tavolo, non è stato difficile. Enrico, io adoro il tuo umorismo. Cosa fai oggi? Ma dovevo dare una lezione, ma il ragazzo non viene, quindi avrei la giornata libera. Oh, sono contenta, Enrico. Lavori troppo, sei troppo stressato. Va bene, Margherita, sputa il rospo. Cosa è successo? Che cosa? Ma guarda, quando fai così, è più di 30 anni che ti conosco, i casi sono due. O mi vuoi trascinare in una delle tue stramberie, oppure mi vuoi dire che tua mamma viene a passare il fine settimana da noi. E invece ti sbagli. La mia mamma va al mare col circolo anziani, quindi non può venire. E questa è una buona notizia. Si tratta di Mattia. Ecco, lo sapeva. Quanto gli serve stavolta? No, non ha chiesto denaro in prestito, eh. Guarda che prestito, è quando i soldi vengono restituiti. Lui non ha mai restituito un centesimo. Questo si chiama furto con destrezza. E vedi, Enrico, Mattia ha una crisi esistenziale, no? E allora vorrebbe passare del tempo coi suoi zii. Con noi? Sì. L'hanno sfrattato di nuovo. Sì, sì, ma si ferma solo il tempo necessario per trovare una nuova sistemazione. Dai, Enrico, teniamolo. E va bene. Mattia, puoi venire? Lo zio ha detto di sì. Grazie, zio. Ma è già qui? Con anche le valigie. Allora, sia chiaro che in questa casa valgono tre regole. Oh no, le tre regole di casa Beruschi. Primo, il bagno deve essere libero dalle 8 alle 9 di mattina. Secondo, io sono abituato a fare il sonnellino e durante quell'ora nemmeno le mosche si permettono di ronzare. Terzo, quando sono nel mio studio non è, devo essere disturbato per nessuna ragione. Va bene? Nessuno, nessuno? Nessuno! E se si presentasse la Monica Bellucci in bikini chiedendo di essere spalmata di crema solare? Non ti devo disturbare. In quel caso lì devi chiudere a chiave la zia e venire a chiamarmi. Abbiamo capito, le tue tre regole. Esatto, io vado a disfare le valigie, con vieni, permesso. Caro, vieni, vieni, ti aiuto e ti faccio vedere la tua stanza. Grazie, zia. Certo che se si presentasse la Monica Bellucci. Cosa fai, Mattia? Leggo. Ma come? Non è un fumetto, non ci sono neanche le figure. Non dirmi che hai imparato a leggere, eh? Questo è un manuale che ti spiega come diventare scrittore in 10 comode lezioni. Sai, ho deciso di scrivere un libro. Tu hai deciso di scrivere un libro? Ma se non hai mai letto uno? Ma vedi, qui dice che non importa. Ti spiega che non serve conoscere la grammatica. Quello che conta è l'idea. Sì, ma tu non ne hai di idee. Ma sì, zio, io lo scrivo di getto, senza pensare alla sintassi o altre stupidaggini simili. Stupidaggini? Ma scusa, zio, tu paghi un correttore di bozze e il gioco è fatto. Però adesso non ho uno straccio di idea. Lo so che sono parole buttate al vento, ma guarda che molti scrittori famosi sono partiti scrivendo della realtà che vedono intorno a loro. Hai capito? No. Appunto. E dimmi un po', una volta che avrai finito di scrivere il tuo libro, che intenzioni hai? Beh, ci sarebbe il papà del mio maestro di latinoamericano che ha una piccola casa editrice. Cioè, il papà è un editore? Sì, pensa che stupido il padre. Avesse imparato a ballare anche lui, a quest'ora sarebbe il direttore della scuola di ballo. Anziché un editore. Proprio quello che stavo pensando. Adesso scusa, ma qui ho da fare. Ma cosa fai, zio? Ti cambi le scarpe? No, questa è una vecchia scatola, ha 33 anni. Contiene tutte le lettere d'amore che ci scambiavamo io e la zia.
pensa alle foto, ricordi, guarda, ma questo qui il dépliant della Grecia. Ma non ti facevo così sentimentale, scusa zio. Ma che sentimentale, vedi? L'altro giorno ho incontrato un mio vecchio amico. Mi sono ricordato che mi deve 3.000 lire da 30 anni e io qui dentro, eccola qui, ho la ricevuta scritta su un tovagliolino del bar Milano 10 giugno 1980. Devo 3.000 lire ad Enrico. 3.000 lire? Sì, 3.000 lire, beh, ma pensa, quegli anni che sono passati, gli interessi, la rivalutazione, adesso come adesso, di più dovrebbero valere. Dovrebbe avere ancora valore legale. Adesso sento il mio amico notaio. Ma scusa zio, stavo leggendo le lettere d'amore che ti scriveva la zia. E qua dice: caro Manuele, fustacchione mio. È sempre spiritosa la zia. Ma zio, non sapevo avessi un secondo nome. Ma lo so benissimo che non mi chiamo Manuele. Mi chiamo? No. Manuele? Cos'è? Caro Manuele, fustacchione mio. Ma chi è? Manuele Renzulli? Ma questo è il Diego vicino di casa. Il nostro vicino di casa? Sì, è lui. Ci siamo conosciuti il tempo del liceo. Noi due non ci conoscevamo ancora. È stato un amore breve, durato solo 2 mesi. Che non mi hai mai confessato. E poi perché tenere le sue lettere? Pensavo di averle bruciate. Questa deve essermi scappata. No, ma... non ci posso credere, porca miseria! Ma dai, tesoro, non fare così! In fondo sono passati più di 30 anni! Sono passati più di 30 anni e questo foglio non ha più valore legale! 3.000 lire perse! E poi, cosa aspettavi tu a dirmelo, eh? Le nozze d'oro? Volevo dirtelo il giorno del matrimonio, sull'altare, ma ero troppo impegnata a sposare un idiota! Ah, scusate, potete abbassare la voce? Si dà il caso che stia cercando di scrivere un romanzo. Ma cosa vuoi scrivere tu? Tu! Sei disco! Ma dai, Enrico, dacci un taglio! In fondo non ci conoscevamo ancora! Ah, vabbè, ma solo il pensiero che sei andata con quel Renzulli lì, io... Cioè, siamo in 6 miliardi sulla Terra, proprio quello lì dovevi scegliere! Gli altri erano tutti impegnati! Scusa, zio! Seghe! Perché hai dato della fotografa alla zia? Ma che fotografa? Io ho dato al fotografo! Ho detto Fedifraga! Non è che mi spieghi cosa vuol dire? Tutto la zia! Ecco il caffè, Enrico! Ancora arrabbiato? Deluso, Margherita, deluso! Ma dai, Enrico, pensaci un attimo. Ho sposato te, non lui. È stata una cotta da ragazzini, sai, a quell'epoca ero giovane e stupida. Già, adesso non sei più giovane. Enrico, è inutile parlare con te. Insomma, non voglio più ritornare su questo argomento, eh? Invece ti sbagli, perché questa cosa va chiarita. E anche in fretta. Sì, deve essere chiarita. Ma sono passati 33 anni, Enrico. Non si può tornare indietro nel tempo. No, però si può rimediare nell'immediato futuro. Scusate, potreste parlare più lenti? Non riesco a starvi dietro. Taci tu! Insomma, Enrico, non devi fare così. E adesso chi è? Non lo so, ma tu sei un lotello. Sei proprio geloso, geloso. Buongiorno, signor Renzulli. Renzulli, come mai da queste parti? Mi ha fatto chiamare lei. Mamma mia, che figuraccia. Prego, si accomodi. Vedi, io e mia moglie avremo un problema che lei può aiutarci a risolvere. Ecco, seduto tranquillo, desidera qualcosa, un tè, un caffè. Mia moglie! Ma cosa sta farneticando? E perché qui carta canta, mi dica un po' come me lo spiega? Che cos'è? È una di quelle lettere che vi scambiavate quando voi due eravate innamorati da giovani. Eh sì, in effetti ho un vago ricordo di queste lettere che ricevevo. Ma non ho mai saputo chi fosse la mittente, è sempre rimasta anonima. Ma del resto ci ragioni un po'. Se questa lettera è inviata a me, mai è in mano sua. Bella domanda. Se questa lettera è inviata a lei, Margherita, come mai è in mano tua? Basta con questa farsa. Devo confessare tutto.
Io da ragazzina mi sono presa una cotta per il mio compagno di scuola Renzulli, ma lui non mi ha mai guardata e io non ho mai avuto il coraggio di farmi avanti. Allora le scrivevo delle lettere d'amore, ma non le ho mai spedite. È stata una mia fantasia finché non ho incontrato te, cucciolone mio. Quindi tra voi? E l'unico contatto fisico che abbiamo avuto è stata la stretta di mano che ci siamo dati quando siamo venuti a abitare in questo palazzo e ci siamo presentati. Adesso posso andare? Mi pare che la faccenda si sia risolta. Un momento. Sì, certo, lei può andare, ma mi dovete prima fare una promessa. Quello che è successo qui oggi deve rimanere tra queste quattro mura. Sono stato chiaro? Chiarissimo! Vado io! Ciao, zia! Disturbo? Ma tu non disturbi mai, tesoro! Entra! Mattia, vieni un po' qui. Come mai questa volta hai trovato i soldi per rientrare nel tuo appartamento senza chiedere un prestito? Ricordi il papà del mio maestro di latino americano? Sì, quello che si è rovinato la carriera da ballerino per diventare editore. Esatto, bene, ho fatto leggere a lui il mio romanzo e tada, sorpresa, me l'ha pubblicato. Ma stai scherzando? Per nulla, ci sono anche tutte le recensioni sui giornali. Anzi, io ve ne ho portata una copia ed è tutto merito vostro, soprattutto tuo zio. È stato grazie ai tuoi consigli che ho potuto scriverlo. Fammi vedere, figurati, immagini. Io e Margherita, guarda, ci ha messo anche nel titolo, vedi? Già, per me siete una fonte inesauribile di idee. Ciao. Vediamo un po', leggiamo qualcosa. Mio zio si chiama Enrico Peruschi, è uno stimato professore di lettere in pensione. Ha usato proprio i nostri nomi, Un uomo posato, pragmatico, capace di prendere in mano le situazioni senza mai perdere la calma. Sino al giorno in cui scoprì la tresca che la moglie ebbe con il loro vicino di casa, da quel momento l'apparente calma che regnava in casa si trasformò in un incubo per il nostro povero protagonista. Ma quante copie ne hanno stampato di quella roba qui? 30.000, ma si pensa già a una seconda ristampa, vanno a ruba, zio. Ma io ti ammazzo, ma non avevi promesso di non dirlo a nessuno? Ma io non l'ho detto a nessuno, l'ho scritto. È vero, questo non gliel'avevo detto.